male. Ha fatto break. Mia mamma mi chiama, sembrava che fosse per morire e perché Nadale e Alcaraz hanno perso il primo set. Sono grave. Sei amaro. Era distrutta. Grazie, non ci dormi. No, quando fa che diventa porto con gli occhi di qua. Rosso con gli occhi di fuori. Bellissimo, sto molto qua. Ci sto. Ci mettiamo a posto, siamo. Chiappa. Dimmi quando parti, che evito di dire cagate. Già partito. No. Già partito? Yes. Ok, allora entro, vengo un po' lì. No, prima ordini. Metti un po' qua che devo fare il commento. Dai, socio. Siamo a dolce acqua sì. È partito il milanese, Carlo? No. Ah sì, forse partiva stasera. Guarda che ce n'è uno da qua, vai da Mario, che... Chiappa, Daniele Chiappa. Sei carico questo torneo? Mi chiamo una cosa. Di poco però. Chiederei il falco qua, Pietro. Dimmi. Se n'è andato? Ha detto che hai fatto talmente schifo che se ne andava. Ma dov'è Ciccio? Scusate, che devo... Amore. Vuole il po' e poi mi dice. Ma che voglio fare? Non rompere le palle, ma tu. Bellissimo, Susanna. Bravo! In cui stiamo vedendo delle bellissime difese da parte dei quattro giocatori. Un grande Cicconetti. Sono in telecronaca. Un grande Usanna. Che legnata. Questa è una palla molto culosa. 1-0 break di Cicco e Dani. Si rischia di tagliare le gambe al mitico Zacchino e al grande Usanna. Però si sono scaldati 20 minuti, dico. Anche 40 fa. Lui te la fa vedere e poi se la riprende. Tanto non pagano il campo, sono scaldati 20 minuti, l'avevo messo in campo mezz'ora fa. Già che lo vedo più tranquillo stasera. Dobbiamo ricordare ai telespettatori che il commento tecnico e l'audio si sente. No. Stefano. Aiuto. Davvero gli prego. Un bravissimo Cicconetti solido, Usanna un po' rapido nel cercare il punto. 2-0. Sei andata alla Rai, prego. 2-0. Nel frattempo stiamo aggiornando i campi con l'elettricità. Quanti persone ci sono? Siamo live dove? Sul mio YouTube. Ah, su YouTube. Non è la tua scusa. Purtroppo non sono riuscito a fare altrimenti. Va bene, live su YouTube. Però dobbiamo spammarlo, l'abbiamo spammato. Vabbè, ma adesso qua stanno questo match. Cosa c'è? Sto ordinando una po'. Oh minchia, ma sei floscio però. Ma te la ordino io? Dai. Io c'ho un telefono francese, con l'applicazione. No, ma te la ordino io come la voglio? Sì, vabbè. Te la ordino io oppure... È un po' strano. C'è la cocaina dentro. No, non voglio dirlo perché ci stanno ascoltando e poi la copiano. Fanno un po' Quebec. È normale, salmone, un po' di riso, avocado.
tempo di Philadelphia. La classica via Bex, un po' strana, tutti la vediamo così. E gradirei gentilmente che la fanciulla abbassasse perché c'è la telecamera. Bex, guarda cosa ho ritrovato. Oh! Cioè, ma tu non puoi perdere tu. Ma sei fantastico, Fornelis. Potrebbe esserci anche i Fornelis che stanno guardando questa partita. Bellissima palla corta. C'è la diretta? Sì, ma se ci passi davanti, che non sei neanche bella da vedere, c'è la diretta, per favore. C'è la diretta. Purtroppo non l'ho vista, raga. Aspetta, c'è la telecamera, non la rimetti dietro. Non posso. Di dov'è la palla? Qua, tu sei. Siamo 15-40. Perché cosa è successo? 40? Quindi appunto punto di qua. Anche se la palla è già uscita, è già finita. La palla è uscita ma ha toccato? No, ha fatto per 4. Però lui poi dopo si è appoggiato su. Invasione. Se esce, no, se esce, no, se quando esce dal per 4 è no. Quello che non so. Una volta che uscita dal per 4 la palla è finita. Ok. Puoi a buttarti anche di là della rete. Okay. No, per 4. Sì, non per 4. Per 4. Ah no, era già punto. Okay. Se è laterale sul per 3, no, bisogna capire solo se la palla era già uscita e ha toccato. Se ha toccato già la rete. No, no, non stava scavalcato. No, stava per, sì. Ma stava per scavalcarlo o l'ha già scavalcato? Quando scavalca la rete, cioè la cosa è il punto finale. Capito, bisogna vedere se stava scavalcando quando ha toccato. È vero, la discriminante sono accidentalmente. Che cazzo voleva adesso da mangiare? È come quando scappa la pallina e casualmente va dove non deve andare. Guarda. Cazzi, 35-60 minuti. Guarda l'astro, è meglio il filo della cosa tuffata. Quindi pronta per parecchio. Eh? Prendi un coltello, farò giocare con un coltello, non stai? Ciccio! Errore gratuito di Zacchino. Inaspettatamente. Cerca il rovescio del mancino, non lo trovo. Ma quanti spettatori ci sono? Buono, buono. Salutiamo tutti i nostri spettatori, telespettatori. Commento tecnico da parte di Bex e Matis, saluta per favore. Mi raccomando con questa voglia. Sembra l'obitorio. Vieni dalla mano. 4-0? No. Sì, 4-0. Di qua. Magari una partita la vince, papà. Sì, non è finita quando non è finita. Bellissimo recupero, molto on fire Cicco stasera. Tantissimi errori, tantissimi errori. E lui gioca a sinistra, solitamente, adesso forse la giocare a destra.
Daniele è mancino che fa giocare a giustamente, infatti gioca a destra. Ma gioca sempre a destra. Sempre basso. Ah, ma lui ti devi la bandeca di Daniele? Sì. Ah, io pensavo quella di Cicci. Ciao Simo, tanto non hai da mangiare a casa perché sei in ritardo. Però fai che. Meno male, va. Ora potrebbe chiudere questa palla. No. Bravo Dani! Ma per chi fai il tipo? Per papà o per sacco? Papà. Prima del tuo contrario. Sì. Qua ci sono degli amici in campo, quindi è difficile di fare. Però se facciamo così. 5-0. Sì, però 5-0 no. Non ancora. Vai dalla mamma. Bravissimo, chiappa. Un ottimo punteggio. Chiappa destra. Sì. 5-0 adesso, ci auguriamo che il duo Zacchino e Susanna rientri un po' in partita, perché sennò così c'è ancora la focaccia. Sì, ti mangia un braccino al posto. Chi ci mangia poco? Io. 5-0 per Cicconetti. Chiappa. Vabbè, se oggi Federico non ha molto voglia. Sta facendo il tipo. Lei giocava bene perché ancora giocando bene. Sì, era bellissimo. Qua abbiamo già finito il primo set. Sì, stanno litigando di brutto di là. C'è il giudice che guarda la partita. Ci allontaniamo un attimo perché c'è una discussione sul campo 5. Scusateci. Che ci piace di più vedere la gente litigare che la gente giocare a padel. Mazzulla, strano, tranquillo. Persona più competitiva del pianeta, Mazzulla. Tu 40-0, mamma. Ieri mezz'ora ci ha litigato con il suo compagno. Ma non diciamo niente, non diciamo niente. Fai il commento al posto di Max. Cicconetti chiappa con Google. Iniziato. Un 7-0. Che magari ci scappa anche due schiavi. Per 6 giochi a 0. Quattro telespettatrici.
Adesso ci sono delle spettatori. Ma io voglio andare a vedere. Ma ha detto qualcosa o no? Eh sì, annunciato, si conclude il primo set a quello di okay. Cominciato il secondo set. Sì, 2-1 per Franco. 2-1 per di là. Cicoletti, sì. Che è quello che ha fatto il per 3. No, per 3 niente. Ha fatto un bello smash adesso. Passate pure davanti, eh. Che ancora esce. No, non vorremmo disturbare.
solo. Il padel così è difficile. Sì, purtroppo reagire purtroppo in un momento di difficoltà bisogna reagire. L'avevo scritto a Monica, perso se la prossima secondo sei qua. Ma io non hai capito ora reagire. Partita complicata per il duo Susanna Zacchino. Ma sembra un guerriero, perché di una spada. Mi sfido, perché se mi la faccia del guerriero. Ricordiamoci che nel campo 5 stanno giocando Mazzulla e il nostro peccato. Potete guardarla su Twitch. Vedi che comunque a giocare con una gente diversa dai soliti, che sono 4-5, Sì, in effetti sul campo 1, visto che Valso gioca con gente che non ha mai giocato, potrebbero perdere. La prendo. Bellissima difesa da parte di Zacchino, e qua deve essere Susanna a venire a prendere sta palla. Chiappa sempre la suola. Buonissima. Intenzione si riapre. Si riapre perché basta un attimo, un po' di motivazione. Un po' di caricamento di emozioni. Ma quanti spettatori ci sono? Due. Forse meglio questo zitto. Forse meglio questo zitto, davvero. Direi che dovete darvi un po' la mano magari per poter cercare di fare qualcosina di più carino anche per il pubblico che ci sta guardando numeroso, poco rispettoso per chi paga l'abbonamento a YouTube. Quello che sta succedendo sul campo 5 ha dell'inverosimile. È interessante. Guardiamo un attimo questo. Secondo me uno è Fornero figlio. Ma basta, è grande. Quattro spettatori. Ma nessun commento, nessuno che ci caga. Ti vedo che c'è l'obiettivo. Ah, Corrado Donetti, eccoci qua. Tommaso Formeris. Riccardo Bianco, meglio di Lele Adam, ringrazio ragazzi, vi ringrazio tutti. Oh, ma vai, vai un po' che hai scritto? Sì. Ma non ho nessuna fidanzata, non diciamolo in diretta. In diretta, lo sanno quanto posso. Ciconetti sta giocando un bel padel.
sa lo smash, ma tipo non è tappa che sa per dare. Cioè se corri. Chat live, ok, siamo in chat live. Io sono Galalla. Ha sentito, ha sentito. Bravo, dai. 5 spettatori, stiamo in aumento. In effetti il match non è un granché, però. Ricordiamo che la prima partita ha vinto 6-1, il primo set è stato vinto 6-1 da Cicconetti Chiappa. Ah, 6-0? 6-0 da Cicconetti Chiappa. Che sono questi due giocatori che vedete lì. E ora siamo 3-2. Si sta probabilmente un po' riaprendo la partita, un po' come quando dopo un temporale. Chiappa si sta un po'. Arriva la palla. Tocco. Aiuto. Aiuto. Federico deve alzare. Bellissimo pallonetto. Per respirare. L'ha detto, fai entrare lui. Tre pari. Comunque un match con due mancine a tutte le parti, anche sono tre pari. Interessante, interessante partita. Ricordiamo il punteggio. Pari secondo set. Allora, Betz. Betz con la X. Da solo, davvero? 5 c'è una cosa veramente, sembra di. Non scherzare neanche, Forneris. Sono quello che... no, quello lo posso... no, ma anche l'altro, siamo su Twitch, ti ricordo. 28 persone che guardano. Da 5. Infatti scherzo. Vorrei chiedere il punteggio sul campo 1 di Valso. Perdevano 3-0. Adesso sarà tipo 9-0. Portate una bustina di tè a mattina, e di nuovo lì che squalifica. Sì. Un bel nastro di Zacca.
Carvalho, se ne ha perso tutto. A 3-1 pare 4-1. Malta al primo? No, 6-0 per 5. 6-0? Sì, il primo è finito 6-0 per 5. Ma tu la guarda? Non lo so, però vedo che c'è una tensione che si taglia. Ma perché non corre? Ma dai, fermi la mente. Adesso cambia. Panico. Andiamo? Io. Giusto, perché c'è l'avversario qua. Fai il pallonetto su quella rete quando c'è l'avversario qua, dietro la linea. Fai il pallonetto su quella rete. Ma dove sono? Mi stavo puntando con la rete. 3 secondi, va. Primo. 3 pari. Alla break. Fai il figlio. Vai, fai il figlio. Ma ti vai a togliere più dei lancioni da là? 7 telespettatori. 3-4 siamo. Vai a togliere più dei. Portali, eh. Cari telespettatori di YouTube, la partita si fa interessantissima. Stai sudando la ferma. In futuro dolce, ma cosa non fare? Va al suo, va. 5-1. Ma sta giocando... Ma cosa sta prendendo? Quelli delle palle! Ciao, ciao. Quelli delle palle! Ciao. Ma quello comunque. I tubi! Quello è ritardato comunque, dai, tuo figlio. No! Oh, oh, oh. Piano con le parole, che siamo anche in diretta. Quelli delle palle! Ciao, ciao. I tubi, oh! Delle palle! Delle palle! Vabbè, dai, ascoltami, oh! Tubi, cosa c'entra tubi con birilli? I tubi delle palle! Li vuole togliere! Ma non potevo farlo bravo, bello, eppure furbo, cioè. Allora, no, furbo lo è. Poi non puoi dire quelle parole al tuo futuro compagno, di Dolciacqua. Comunque se... cominciamo bene, se Dolciacqua ti dico avanti, tu capisci dietro, cioè, beh, cioè, cominciamo bene. Ma io vado solo per avanti. Sì, poi ce la fai a tornare indietro. Cosa fate voi? Dove state andando? Mangiare e bere. Ma dove? Qua, dove? Ma non... No? No, non so cosa facciano, panini credo. Io mi sono ordinato un po'. Comunque ragazzi, anche io lo voglio. Se vogliamo fare live, live. Da 7 siamo tornati a 4. Ci va sempre. No, ma funziona, funziona. No, vuole guardare gli spettatori quanti sono. 4. Stiamo facendo la record. 4-3 per chi? Per papà. Per chi? Vai, minchia, ma piglia tutto il palestra. Come sono? 4-3 Fabio. Con break. Con più di un break. No, adesso. Però devi essere un telecronista che ne sa, se no puoi intervenire, ma in maniera intelligente. Sì, 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 che tennis. E anche perché se vengono rete c'è un po' di difficoltà, quindi... Un buon zacchino sto vedendo. Qualcosa ho visto. Attenzione. No, però ho provato la magia. Che se si dava contro vetro non andava di là. Voleva
tentata la magia da parte di Federico, Usanna. Fuorissima questo pallonetto. E adesso? C'è pure la rete, c'è. No, però. Zacchino. Oh, ma avete preso una birra? Sarà fuori. E Zacco lo sapeva perché ha pure sbuffato. No, ha fatto come dire no anche questo, buono. Thank you.
secondo sono 5 a 4 difese. Diego, io sono salito, ti dico la verità, però non so di salire a volte, non so Non è impazzito per niente, no, però io mollo. Diego che non sta guardando. Ah, ok, niente, sto guardando questo scempio. Questo è mio? Se cioè io mi dico un panino, un mezzo panino, una focaccia. Aiuto, sono amico. 5 pare? No. Ora invece c'è il francese che io lo squalifero perché sta giocando con la sigla del bocca. Come sta facendo meglio di Tosi con l'osca? Sì. Sei uno. Tu che sei tattico, insegna mio papà un po' di tattica, cazzo. Tipo perso. Non è interessata la partita di papà? Non il papà perché sta calando un po', ma è dagli due dritti. La parte più importante è quella del campo 5. Non c'è ancora più panico, ma il timbre. No, il secondo. Thank you.
quant'è? 5 pari 34. Bravo, bravo papà, dimmelo, bravo! Bravo papà! Ah! Abbastanza meglio da lui. Sensazione sembrava buona, però un po' di riga la faccio. Un pochino più lungo, papà, Tony. Era di gioco? Gioco, break, break decisivo, attenzione. È decisivo, non si sa. 6-5. Servono per portare a casa la partita. Appena io me ne vado. Ho perso troppo tempo. Perché hai giocato? Purtroppo sì. Contro Romain e San Massimo. Hai perso? È quello di notte. Però ho perso male, eh? No. Quindi servono per il match qua. Cosa è tutto il tibetano? Attenzione, 15 pari. Adesso vuoi andare a casa. Quindi c'è due punti dal match. Ma forse devo giocare con i francesi. Perché l'ha detto che il suo compagno viene da Loano. No, ma loro partono da seconda, perché una è seconda e l'altra è quarta. Il fratello di Nazar, sì, è vero, partono dalla qualificazione al primo turno del corso. No, 30-40 adesso. Allora, 65 e 30-40. E pari, tie break. Attenzione! Qua brividi, eh! Inizi non te ne andare con la linea, eh! Sì, sì, per fatica. Soffri? Come sul campo 2, eh? Sul campo 5, anche lì mi sa che il tie break l'hanno perso, vanno al terzo. Ha finito? Ha vinto Mazzurri? Sì. Ha vinto il primo, l'ha vinto. Ha vinto lui. Ah, ok, allora sì, per forza. Thank you.
tensione. Madonna, come sta qua. Piano, Fabio. Sono anche persa, no? Tesi? Secondo me tipo 5-3. Sono mosci. Il primo... hanno vinto 6-0 loro. 6-0? 5-3 per 5-3. Tu adesso interrompi.